scelta, perché c'era la partita o perché... No, non l'ho sentito, spero, mi auguro e sarei molto contento di vederlo lì nel pre-gara, sicuramente verrà a trovarci e niente, lo considero veramente un campione, chiaro che deve ancora fermare, però un po' come un figlio, a volte i figli vanno anche ripresi, però mi ha dato tanto e sono contento insomma, che abbia insomma, anche trovato questa nuova dimensione in una grande squadra. Diceva prima che la Juventus sia ancora un pelino sopra la Roma, in che cosa? È sempre quello che vincere ti aiuta a vincere, sono consapevoli delle loro forze e quindi questo è il vantaggio che gli do alla Juventus. Per il resto, dal punto di vista proprio tecnico, generale, la Roma si è rinforzata molto e quindi si è avvicinata molto. Mantiene, ripeto, questo vantaggio al fatto che non vincono, hanno grande consapevolezza dei propri mezzi, perché vincere ti fa sentire ancora più forte. Mister, lo scorso anno la Roma è stata una delle poche squadre in grado di battere Verona andata e ritorno, per quanto poi le vostre prestazioni furono comunque in larga parte attente, però ovviamente grande squadra la Roma, appena ci fu un calo di tensione, andò a castigare che castigarvi, furono due risultati anche abbastanza, anzi il primo ampio 3-0, ritorno 3-1, ha determinato proprio nel finale. Da quelle partite, quali sono gli aspetti che hai memorizzato per migliorare il Verona quando affronta la Roma, come domani? Ricordo l'andata, si è stato in ballo per più di un'ora e passa, abbiamo preso un autogol e poi il secondo gol che è una magia di Pjanic che ha fatto un pallonetto da tre quarti, quindi e si chiuse la partita, però è stato in ballo fino alla fine. L'andata mi ha preso anche io, potevamo fare meglio, due gol, un po' così. E abbiamo rimesso in piedi la partita, poi credo che ci hanno dato un rigore scandaloso contro e hanno chiuso la partita lì. Io credo che avevamo potuto tenerlo in ballo fino alla fine. Quindi abbiamo sì preso dei gol, ma io credo che siano andate sempre partite non proprio per noi, sempre storte, nel senso degli episodi, delle situazioni. Quindi non lo so, però quello che ho detto all'inizio, ogni partita ha la sua storia e quello che prendi sicuramente devi sempre stare molto attento perché al di là della concentrazione, delle chiusure, dal momento tatticamente tu non gli dai spazio, allora hanno dei giocatori, dei campioni che te la possono risolvere in qualsiasi momento. Parlavi di Turbe, è stato un grande talento, uno dei grandi talenti del Verona dell'anno scorso, quello che mi è rimasto più impresso. In questa nuova covata giallo-blu che stai allevando, c'è qualcuno che ti sembra avere già insomma, le stimate per diventare un campione quale si è rivelato con i Turbe? Non so, insomma, per caratteristiche magari che è mancino anche lui, anche se magari fisicamente è un po' più esile, insomma, Nico Lopez potrebbe avere quelle caratteristiche, però anche lui è arrivato poco, quindi secondo me credo che Manuel abbia fatto prima, più in fretta, a capire la situazione di gioco, a inserirsi, anche se all'inizio sembrava proprio veramente un indio che ha buttato qua così, quindi, però credo che sì, Nico Lopez riveste un po' le ricalchi un po' le caratteristiche, le qualità di